Bentornati, pace e bene. Oggi, 30 settembre, ricordiamo San Girolamo. Ascoltiamo. Girolamo nacque nel 347 a Stridone, in Dalmazia, da una nobile famiglia cristiana. Giovane di natura irrequieta, si recò a Roma per approfondire gli studi, apprendendo, grazie anche ai numerosi viaggi, il greco, il latino, l'ebraico, il siriaco e il caldaico. Papa Damaso gli chiese di tradurre in latino l'Antico Testamento e rivedere il Nuovo. Girolamo accettò l'arduo compito e, per meglio riuscire nell'incarico, ritenne opportuno fissare la sua dimora in Giudea, consacrando tutta la vita e la sua vasta erudizione alla traduzione e al commento delle Sacre Scritture. Superate difficoltà di ogni genere e sopportate con pazienza le critiche, dopo un lungo ed estenuante lavoro, terminava finalmente l'opera monumentale della traduzione della Sacra Scrittura. Combatté vigorosamente tutti quelli che snaturavano il dogma o spargevano scissioni nella Chiesa, scrivendo lettere e opere di chiara fama. Si spegne nel Signore il 30 settembre 420. San Girolamo, grande uomo di cultura, ha dedicato tanto del suo impegno e della sua scienza proprio per la traduzione della Bibbia. Che cosa vuol dire? Voi sapete che la Bibbia è un testo molto molto antico. La parte più antica è in ebraico, mentre la parte più recente, i Vangeli, è in greco. E quindi noi non parliamo nell'ebraico né nel greco antico. Che cosa dobbiamo fare? Ecco, ci sono stati degli uomini che hanno studiato, hanno cercato man mano di poter trasmettere il contenuto della Sacra Scrittura anche nella lingua parlata da tutti. La Bibbia è uno dei libri più tradotti al mondo e proprio affidandoci all'intercessione di San Girolamo, che tanto si è impegnato per questo, vogliamo affidare tutti e tutti coloro che studiano, si impegnano per poter riuscire a capire il senso intimo della Sacra Scrittura e riuscire a renderlo accessibile a tutti nella lingua corrente. È un lavoro molto importante che merita tanto tanto rispetto e merita anche il sostegno nella preghiera. Per questo ci affidiamo a San Girolamo e gli chiediamo: prega per noi.